Grande successo per la cerimonia Le Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Avvocato dell'anno. Diritto penale, il premio viene assegnato a Giorgio Perroni, Perroni ed Associati, per essere il legale di riferimento per i più delicati e importanti procedimenti penali in Italia che hanno coinvolto primari gruppi industriali e finanziari, nonché personalità politiche, per aver ottenuto sentenze che stanno facendo giurisprudenza. Complimenti, Giorgio Perroni. Avvocato Perroni, è lei l'avvocato penalista dell'anno dei Le Fonti Awards. Come giudica questo riconoscimento? Beh, mi fa molto piacere ovviamente perché è un riconoscimento prestigioso ed è secondo me un riconoscimento allo studio, perché nessuno può ottenere dei risultati senza avere la possibilità di contare su colleghi preparati, coscienziosi. Il nostro è uno studio giovane che nel corso degli anni ha sempre tentato di migliorarsi, di crescere e devo dire grazie a loro. Nell'ultimo anno si è occupato di numerosi processi che hanno avuto vasta eco mediatica. Quali di questi le hanno dato maggiori soddisfazione professionale? Allora, sono due processi proprio radicalmente diversi. Uno è stato l'alluvione di Messina, un fatto tragico, dove però in primo grado era stato, a mio avviso, ingiustamente condannato il sindaco del comune. Io ad una pena anche elevata, 6 anni di reclusione. Io sono subentrato in appello e per fortuna abbiamo portato a casa l'assoluzione di una persona per bene. L'altro invece è un reato societario diverso, abbiamo difeso una banca all'interno del dissesto della Cassa di Risparmio di Ferrara da un reato di bancarotta e anche questo per fortuna è andato bene sia per la banca sia per gli esponenti che vi erano coinvolti. Quale pensa siano le principali sfide che un avvocato penalista oggi deve affrontare? La sfida che deve affrontare ogni avvocato in ogni momento della sua vita è mantenere lo stesso livello di qualità e di professionalità. Non ci sono sfide diverse. Devi sempre essere professionale, devi sempre essere, diciamo, una persona che dà tranquillità, sicurezza agli altri e per far questo devi dedicare la tua vita al lavoro.